Oggi siamo nelle campagne piemontesi per esplorare un luogo dimenticato da tutti. Si tratta di un'antica cascina con annessa una villa nobiliare. Appena entrati nell'immenso giardino, ci accoglie uno scenario surreale. Mentre tutto intorno la natura è rigogliosa, qui la maggior parte delle piante è secca o spezzata. Ecco il modo spettrale in cui si presenta il cortile interno. Da questo lato, l'intera parete della villa è ricoperta di piante rampicanti. Sul soffitto del primo locale che incontriamo troviamo una serie di cupi ganci, un tempo probabilmente utilizzati per appendere formaggi e salumi. Ci addentriamo ora nell'edificio principale, quello della villa nobiliare. Troviamo subito visibili tracce di una ristrutturazione iniziata ormai molti anni fa e purtroppo mai terminata. Come molti altri, anche questo edificio sembra essere stato vittima di depredazioni, come possiamo notare dalla mancanza dei mancorrenti e di alcuni pavimenti di marmo. In questa stanza, invece, troviamo un'innumerevole quantità di documenti legati alla Fiat. Anche la facciata principale della villa, coperta di rampicanti secchi, assume un aspetto raccapricciante. Alcuni soffitti del piano superiore rivelano ancora la loro antica bellezza.
all'esterno, percorriamo ancora una volta l'immenso parco che circondava questo complesso. Si possono ancora intravedere, tra gli alberi, i segni dell'antico splendore di questo giardino.